Ok, bellati ragazzi, io sono Ghesio e prima di lasciarvi al video volevo dirvi alcune cose. Innanzitutto mi sono divertito tantissimo a fare questo video sulle 35 cose che non sapete su Minecraft. E se avete commenti, dubbi, cose di questo tipo, non esitate a scrivermeli. Inoltre, se vi piacciono i video di questo tipo, non esitate a scrivermelo nei commenti, perché sono veramente belli a mio parere. Noi ci vediamo comunque in un prossimo video, quindi bella ragazzi. Numero 1. I cuccioli degli animali non droppano niente, in modo da scoraggiare la violenza sui bambini. Numero 2. Solo perché hai una torcia in casa non vuol dire che i mob non spawneranno. Per esempio gli slime spawnano alla luce. Numero 3. I creeper scappano dai gatti e vengono definiti mob che sprintano. Numero 4. Un blocco d'acqua può idratare 4 di terra in qualsiasi direzione. Numero 5. È possibile incantare a un livello più basso mettendo delle torce sulle librerie. Numero 6. Il creeper fu basato su un modello di maiale sbagliato da Notch. Numero 7. Il mondo non è infinito. Dopo 30 miliardi di blocchi dal punto di spawn, vengono generati chunk falsi. Numero 8. Ai villager non piace spostarsi fuori da un cerchio di raggio 18.5 dal centro del villaggio. Numero 9. Si può comunque aprire una chest con sopra una scala, e con scala intendo entrambi i tipi. Numero 10. Prima della redstone, Notch aveva pensato di introdurre degli ingranaggi. Numero 11. Le texture sono condivise per blocchi differenti, per esempio i Notch block hanno la stessa texture dei jukebox. Numero 12. Gli Enderman dicono hi, hello, what's up, al contrario, in modo rallentato e distorto. Numero 13. Se un creeper esplode in acqua, non danneggerà i blocchi circostanti. Numero 14. Minecraft opera su cicli, chiamati ticks. Numero 15. Blocchi di ferro, oro, diamante, redstone e lapislazzuli e così via hanno tutti la stessa resistenza alle esplosioni. Numero 16 e numero 17. L'ossidiana e la bedrock possono essere distrutte con la TNT, però per la bedrock ne occorrono circa 18 milioni e inoltre dovrebbe esplodere tutta nello stesso tick sullo stesso blocco. La bedrock ha due fratelli che hanno la stessa resistenza alle esplosioni, l'End Portal e l'End Portal Flame. Numero 18. C'è la probabilità dello 0,164% di trovare una pecora rosa. Attenzione, io qua le ho fatto spawnare. Numero 19. Si può usare qualsiasi tipo di seme per far accoppiare i polli. Ma non contraddetemi, ho provato a dare la netherwood ai polli nella 1.9 e non ha funzionato. Fatemi sapere. Numero 20. Lava, fuoco, luce del sole e lampada di redstone sono le cose che illuminano di più in Minecraft. Numero 21. L'equipaggiamento d'oro ha più probabilità di ottenere un incantamento aggiuntivo rispetto agli altri. Numero
numero 22, la punta dell'arco doveva essere fatta con il ferro e non con la selce inizialmente. Numero 23, pur essendo fatti di legno, crafting table, chest e cartelli non sono infiammabili. Numero 24 e 25, le blaze rod possono cuocere 12 oggetti, mentre i blocchi di carbone cuociono di più di 9 pezzi di carbone da soli. Numero 26, Notch ha considerato di chiamare Minecraft Minecraft Order of the Stone, che è poi diventato il nome del team dei quattro eroi in Minecraft Story Mode. Numero 27, se usi il comando Summon Giant verrà spawnato uno zombie gigante che però, non avendo intelligenza artificiale, se ne rimarrà lì fermo e immobile. Numero 28, è stato scelto 64 come capacità massima, poiché è facilmente divisibile. Numero 29. Se provi a dormire di giorno ti apparirà puoi dormire soltanto di notte. Se però si setta l'inglese del Canada come lingua, apparirà scusa, puoi dormire solo di notte, per prendere in giro la gentilezza dei canadesi. Numero 30. Gli smeraldi sarebbero dovuti essere rubini, ma sarebbero stati troppo simili alla redstone. Numero 31. L'ossidiana non può essere spostata dai pistoni. Numero 32, c'è una telecamera nascosta nel codice di Minecraft. Numero 33, l'ossidiana richiede più di 4 minuti per essere rotta a mano. Credetemi, l'ho provato sulla mia pelle. Numero 34. Se si cammina sopra la Soul Sand con sotto del ghiaccio, si va molto ma molto più lenti rispetto a camminare sopra la Soul Sand. Numero 35. Il Wither Boss non spawna normalmente come l'Ender Dragon, perché altrimenti farebbe crashare la macchina virtuale. E adesso godetevi cosa succede quando vengono evocati troppi Wither Boss all'interno di un mondo.